Buon pomeriggio a tutti gli amici di Corto Dorico, buon pomeriggio e benvenuti con una nuova puntata, un nuovo appuntamento con l'Ora di Cinema, l'iniziativa del Festival Corto Dorico che fa incontrare il mondo del cinema con il mondo della scuola, un'iniziativa che anche quest'anno si rinnova, un'iniziativa che è sempre proficua ed è anche uno dei momenti più interessanti perché c'è la possibilità di uno scambio diretto con alcune delle figure, dei protagonisti della scena cinematografica nazionale, anche per capire un pochino dietro le quinte e poterli mettere in contatto soprattutto con una platea che è quella di appassionati, in particolare degli studenti. Gli studenti coinvolti quest'oggi sono gli studenti del liceo artistico Mannucci di Ancona e del liceo scientifico Savoia Benincasa che sono già collegati in questa super call insieme ovviamente ai nostri due super ospiti. Abbiamo due ospiti che sono due grandi talenti del cinema italiano che adesso andiamo anche a conoscere un attimino più da vicino. Parliamo di Simone Liberati e di Selene Caramazza che adesso saluteremo, sono in collegamento, ci stanno guardando. Ma presentiamoli anche un attimo, conosciamoli un pochino meglio. Simone, si divide tra teatro, cinema, produzioni televisive, nasce a Roma, sale all'attenzione del grande pubblico con l'interpretazione di Mirko in Suburra di Solli, ma il suo ruolo di protagonista che lo consacra al pubblico è Cuori Puri, presentato nella sezione Quinze Ans des Réalisateurs al Festival de Cannes del 2017 e qui tra l'altro recita anche da protagonista accanto all'altra ospite di questa giornata, Selene Caramazza. Ecco, da sottolineare anche che con questo film entrambi gli ospiti hanno davvero si sono rivelati al pubblico, hanno conquistato tantissimi premi, Nastro d'Argento come attore rivelazione dell'anno, nel caso appunto di Simone, poi ancora al Bobbio Film Festival il premio come miglior attore. Insomma, ecco, sicuramente uno snodo importante nelle loro carriere. Poi Simone lo ricordiamo anche per il film di Scaringi del 2018, La profezia dell'armadillo, dove appunto da protagonista interpretando il film ispirato al romanzo di Zero Calcare, che è uno dei trend topic di questi giorni, vista la serie animata. E l'altra ospite, Selene Caramazza, siciliana, nata a Palermo, ma cresciuta a Favara, in provincia di Agrigento. Anche lei si sposta a Roma, inizia il suo percorso nella recitazione. Anche lei attraverso produzioni televisive importanti e poi al grande pubblico con il cinema e con le sue partecipazioni. Sono entrambi attori davvero giovani, davvero di grande talento. Anche qui parliamo di grandi premi: il premio Vittorio De Sica per Cuori Puri, il premio Rivelazione agli RDC Awards del 2017, il premio come miglior attrice al Festival del Cine Europeo di Siviglia e anche all'Asti Film Festival. Stiamo parlando quindi di due ragazzi che seguendo un loro sogno, seguendo una loro vera intenzione viva e profonda, stanno costruendo effettivamente una carriera importante e che indubbiamente suscita anche tantissime curiosità e noi oggi proveremo a raccontarle insieme ai ragazzi. Prima di cominciare, ovviamente io faccio i miei saluti online per il direttore artistico Luca Caprara che doveva essere qua, ma non è riuscito per un contrattempo. Del resto sapete bene che Corto Dorico ormai è lì a poche ore dall'inizio perché sabato si parte dal 4 al 12 dicembre, cortodorico.it il tantissimi eventi, proiezioni, insomma, è davvero una corsa incredibile per una macchina organizzativa fantastica e quindi porta un grande saluto Luca e noi pure lo salutiamo dalla nostra, per cui sarò io a moderare questo appuntamento, questo incontro e diciamo così un pochino a gestire le varie domande che ci saranno. Ecco, vorrei aprire io appunto con una domanda ai nostri ospiti, proprio un po' per lanciare il discorso riguardante la recitazione cinematografica e anche i ruoli che avete fin qui interpretato, visto che vi siete divisi spesso tra produzioni televisive e cinema, e sicuramente l'approccio dell'attore nel mezzo televisivo è differente rispetto al cinema. Ecco, mi piaceva anche capire un pochino quali sono state le differenze maggiori che avete percepito tra i due media, in qualche modo, se la produzione televisiva ha delle sue peculiarità e caratteristiche, visto che si fa anche un gran parlare di serialità TV rispetto al cinema in questi mesi, in questi anni, in questo periodo storico, e poi se c'è una realtà che preferite più dell'altra, cioè se vi piace di più fare serialità televisiva prodotto per la TV oppure se preferite lavorare al cinema. Ecco, io lascerei la parola ai nostri ospiti, magari iniziando proprio da Selene e poi passando la parola a Simone.
Ciao a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Allora, diciamo sulla differenza tra cinema e serialità. Diciamo che negli ultimi anni la qualità e soprattutto il modo di lavorare su un progetto seriale è cambiato rispetto, diciamo, all'inizio. Quindi c'è molta più cura e inoltre anche molti registi d'autore si sono in qualche modo aperti alla serialità. Parliamo del grande Sorrentino, ma anche Piero Messina, insomma, tanti registi che prima abbracciavano solamente il grande schermo, adesso si stanno pur aprendo alla serialità, quindi diciamo che dal punto di vista qualitativo è aumentata, c'è una maggiore ricerca anche nella scrittura. Una delle differenze più grandi sicuramente riguarda i tempi, ecco, perché magari su un film si ha un maggiore tempo di preparazione, si ha un maggiore tempo anche di girato, quindi al giorno si girano meno scene rispetto a un progetto seriale dove a volte bisogna in qualche modo correre, quindi diciamo i dettagli che sono poi delle cose molto importanti a volte vengono un po' meno. Diciamo che io preferisco il cinema assolutamente, il cinema d'autore è quello che amo, però devo dire che ho notato un grandissimo cambiamento anche nella serialità, ho notato molta qualità e quindi questa è una cosa positiva secondo me. Simone. Ma quello che ha detto Selene è già tutto, racchiude già tutto, nel senso che noi quando abbiamo fatto Cuori Puri, era il 2017, era proprio un periodo in cui stava un po' cambiando anche il sistema dell'intrattenimento in generale. Cioè, se prima avevamo un cinema e la televisione, e quindi avevamo dei prodotti per il cinema e per la televisione che si differenziavano tantissimo. Adesso, anche forse con l'avvento delle piattaforme, la serialità è cominciata a aggiunto un elemento qualitativo non indifferente. Tant'è che poi il passaggio tra l'uno e l'altro non si percepisce, cioè sembra sempre sia lo stesso livello qualitativo, la stessa, forse addirittura le serie in questo momento hanno raggiunto un livello addirittura superiore, no? Cioè ci sono più soldi che vengono investiti sulla serialità e quindi questo significa delle produzioni più grandi, più strutturate, dei tempi di ripresa che si prolungano per mesi e con un linguaggio che tende ad essere sempre più simile a quello cinematografico. Poi le differenze sono tante, lo si evince soprattutto da un punto di vista drammaturgico, cioè la serialità ha un tipo di struttura, un film è proprio studiato secondo i classici, no? Tre atti, per cui ha una struttura drammaturgica che è autoconclusiva, mentre la serie no, la serie ogni fine di puntata c'è un cliffhanger, ogni fine di stagione ha un rimando a quella successiva, no? Cioè lo vediamo anche con i casi più eclatanti delle serie migliori. Quindi tutto ciò per dire che un po' è cambiato anche il modo di fare il cinema da quando si è così potenziata il prodotto della serie TV. O serie, perché ormai serie TV non è proprio più il caso di dire, cioè sono proprio serie per le piattaforme, quindi per qualunque cosa. Ha cambiato un po' anche il modo di fare cinema, cioè il cinema prodotto ad esempio da una grande piattaforma come può essere Netflix o Amazon in particolare, sono già dei film in qualche modo pensati che viaggeranno attraverso il palmare attraverso il telefono, il computerino e l'iPad. Quindi in qualche modo anche questo ha cambiato un po' il tipo di linguaggio cinematografico. E noi ci stiamo trovando in un periodo in cui queste cose si stanno trasformando. Stiamo vivendo un periodo in cui il cinema sta vivendo un'evoluzione, nel bene o nel male.
nel bene e nel male, nel senso che poi tutto questo ha anche una ricaduta negativa sulle sale cinematografiche. La questione della sala cinematografica è molto inerente al cinema, perché la sala è, secondo me, poi il luogo in cui la visione di un film è una visione molto più esaustiva, molto più penetrante, molto più coinvolgente dal punto di vista emotivo. Chiaramente ormai il cinema non è solo sullo schermo, sul grande schermo delle sale, ma è soprattutto, come dicevo, prima solo la televisione di casa, poi il computer, poi l'iPad, il telefono, l'orologio. Basta che c'è uno schermo e andrà bene tutto. Ma a te piace di più recitare per il cinema o ti intrigano i progetti della serialità televisiva? Questa era la seconda parte della mia domanda, mi rivolgo anche a Selene. Insomma, quale dei due canali vi piace di più percorrere, o non c'è differenza? Ma io penso che poi è la qualità, no, che fa la differenza. Esistono dei prodotti di serie TV molto ben scritti, diretti benissimo. Penso che poi la differenza è quella, appunto è la qualità. L'unica differenza che ancora percepisco è nei tempi, cioè la serialità dei tempi molto serrati. Noi con Selene abbiamo lavorato a Cuori Puri, e Cuori Puri, il regista De Paulis, ci faceva fare due scene, una la mattina, una al pomeriggio, più un fegatello, cioè una cosa che ti puoi portare a casa velocemente, no? Esci di casa e via, quella è la scena. Ecco, però questo ti dà modo di lavorare in maniera approfondita sulla scena. Noi facciamo un lavoro proprio sul set, sulla serie non lo puoi fare. Sulla serie il regista deve girare 8-10 pagine al giorno, quindi te attore, se fai il protagonista di una serie, c'hai 6 scene, stai su tutte le scene e sono almeno 4 scene importanti, dense. Ecco, la tempistica cambia, quindi tu non è che fai un lavoro sul set, tu sul set della serie già devi arrivare preparato, già la devi fare, già che la rifai più di una volta è un problema. Selene, tu preferisci il ritmo così serrato della serialità, oppure ti piace poterti concentrare e lavorare con tutto l'altro ritmo che è quello del cinema? Beh, diciamo che tutti vogliamo, diciamo, dei tempi più dilatati, quella è la cosa a cui aspiriamo tutti, però effettivamente purtroppo non ci sono, quindi, come appunto ha detto Simone, è vero, il lavoro soprattutto sulla serialità è un lavoro che devi fare prima, tutta la preparazione la devi fare assolutamente prima, perché quando arrivi sul set non hai il tempo di giocarti magari qualcosa in più, oppure di osare un po' di più, perché i tempi sono quelli, quindi devi cercare nel minor tempo possibile, in quei ciak che hai a disposizione, di portarti a casa la scena. Poi se hai la possibilità di fare anche altro, e quindi di dare anche una direzione, qualcosa di diverso, se lì c'è il tempo, allora si può. Però è un lavoro che, soprattutto di costruzione, che bisogna fare prima, a differenza del cinema. Ma in questo caso, per esempio, noi in Cuori Puri abbiamo avuto la possibilità di fare parte una grandissima preparazione, ma anche di sperimentare molto sul set, di cambiare le scene durante la lavorazione, di trovare altre cose. Quello è stato un regalo immenso dal punto di vista attoriale, perché vivi proprio la scena a 360 gradi, ma a volte anche in altri film magari anche lì i tempi sono sempre più ristretti e non c'è neanche questa possibilità, insomma. Quindi dipende. A me, diciamo, che il fatto che la qualità della serie in questo momento stia aumentando, e anche dal punto di vista di scrittura comunque ci sono delle cose interessanti, stimola molto. Poi dipende sempre dal progetto, in realtà. Se è un progetto seriale bello, con un personaggio soprattutto diverso dal suo solito, e che ti stimola molto, perché non parlo, insomma. Dipende sempre dalla qualità del progetto. Giustissimo, giustissimo. Allora, io adesso coinvolgo anche i ragazzi per quanto riguarda le domande e la conversazione. Aprirei con Ezechias Mastachi, che si era preparato già una domanda da chiedervi. Ezechias? Mi si sente?
Sì, Perfetto. ti sentiamo. Io volevo domandare, dato che ho sempre avuto una curiosità rispetto al rapporto conflittuale fra estetizzazione e rappresentazione della realtà nella sua crudezza, Allora, volevo aspetta, domandare. ti stop un attimo perché ci manca il video. Non so Ah, se puoi beh, arrivare in ok. video, almeno ti vediamo. Vediamo un Se po'. no vediamo Sono l'immagine in di video. facoltà, quindi sto cercando di Ok, vedere un po' perfetto, se. eccoti, eccoti. Sì, ok, vai. Perfetto, ok. Esatto, dicevo, il rapporto fra estetizzazione e rappresentazione della realtà nella sua crudezza. Volevo domandare quale fosse a livello personale la chiave di lettura mediante la quale si imposta un'interpretazione attoriale. Vado un più nello specifico. Con il personaggio avviene una sovrapposizione totale oppure si cerca di empatizzare cercando però anche di distanziarsi per cercare di utilizzare le tecniche recitative al fine di, diciamo, di mettere in atto un'interpretazione ragionata. Ecco. Vai, partiamo da Selene. Ok, beh, una bella domanda questa. quando mi trovo di fronte a un personaggio, innanzitutto cerco di trovare delle cose che sono simili a me. Parto sempre da me per rendere tutto più vero. Poi inevitabilmente mi distanzio da questo, perché a volte mettere troppo di se stessi si rischia, diciamo, un effetto contrario. Comunque si entra molto dentro a quella cosa lì e proprio poi dal punto di vista umano, quando ti vedi poi allo schermo, è una cosa molto, molto destabilizzante. Per esempio, in Cuori Puri, sul personaggio di Agnese, ho avuto la possibilità di mettere tanto del mio carattere, del mio modo di essere. Quando mi sono vista è stato veramente un impatto molto forte, al di là di tutto il percorso della religione, perché lì poi ho fatto anche un lavoro di preparazione, quindi molto lungo, quindi c'è tanta differenza tra me e Agnese. Però in tante cose Agnese era molto simile a me. Quindi, meno il lavoro che faccio io è quello di inizialmente di ricercare quelle che sono delle cose simili, delle chiavi di lettura che ho già dentro, e poi andare alla ricerca invece di altro, anche per dare una tridimensionalità diciamo, al personaggio. Simone. Allora, beh, se hai parlato di realtà cruda, quindi proprio immagino che tu ti riferissi a Cuori Puri, quindi di cui ha parlato già un po' Selene. Allora, in quel caso, il regista De Paulis parlò in modo molto chiaro. Cioè, lui inizialmente, quando era partito proprio con la preparazione del film, qualche anno prima, cercava non attori. Quindi si era messo in contatto con alcuni ragazzi di Tor Sapienza, che è il quartiere in cui abbiamo girato, in cui è ambientato il film, e si era messo un po' alla ricerca di loro. Lui adotta un metodo per i suoi film un po' zavattiniano, cioè sul condotto proprio sul campo, studia, intervista la gente, ci chiacchiera, fa un sacco di domande. Quindi lui non voleva degli attori, lui voleva persone che fossero possibilmente proprio così, cioè del posto. Solo in una seconda fase, poi aveva cominciato a fare un casting, quindi tra attori non conosciuti, ma non tanto perché gli attori conosciuti non gli andassero bene, anzi, però voleva degli attori non strutturati o non sovrastrutturati. Quindi il lavoro che abbiamo fatto noi è stato quello, abbiamo lavorato come se non avessimo mai recitato in vita nostra. Lui ci voleva il più possibile veri, come due che quello che vive dentro i palazzoni e fa quel tipo di vita, lei che sta con la madre e fa quel tipo di vita con quelli della comunità della chiesa. Ok? Quindi voleva soprattutto che questo nostro incontro fosse un incontro tra due mondi apparentemente opposti, ma che si attraessero tantissimo, e ci ha tenuti anche
distanti, cioè in qualche modo lui voleva che noi ci scoprissimo piano piano. Quindi il suo modo di lavorare in questo caso per questo film è stato proprio prendere due e destrutturarli completamente, tant'è che a me mi hanno messo 5 mesi dentro Tor Sapienza, in mezzo ai palazzoni, a vedere come avrebbe potuto vivere il mio personaggio, e io infatti ho preso proprio ispirazione da uno in particolare di questi. E poi, quindi Selene nel suo mondo di preghiera, e quindi poi ci ha trasformati, e ci ha portati poi anche a improvvisare tantissimo. Quindi abbiamo fatto moltissime prove, moltissime improvvisazioni che ci portavano anche a cambiare le scene, non solo a modificare le battute, quello era ovvio, perché non voleva nemmeno che noi imparassimo a memoria le battute. E quindi piano piano abbiamo modificato anche un po' le scene e sono diventate sempre un po' più qualcosa che era molto organico con noi. E quindi poi il lavoro poi è stato sempre una ricerca di perfezionare sempre di più quello che ormai avevamo chiaro. Beh, direi anche risposta interessante, Assolutamente. no? Ezechias l'è stata esaustiva, Esatto. insomma. Assolutamente. Cioè, se mi dilungo, però Esatto. fatemi un cenno, perché io poi No, attacco no, il no, palco. no, 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 no. no, benissimo. Benissimo. Qualcuno Anzi, faccia così e io. no, anzi, sono risposte che in questo senso ci aiutano a capire e ad approfondire ulteriormente. Sta alzando la mano Sofia e Echegarina. In realtà vi avrei chiamate, perché adesso abbiamo partito, però Tolgo vi il avrei video. chiamate perché in scaletta ho proprio la vostra domanda e la cosa che tra l'altro sto notando è che i ragazzi, come vedete, mi rivolgo agli ospiti, hanno studiato bene il film, si sono preparate proprio partendo dal film e quindi le curiosità, le domande che sono scaturite poi sono quelle che stiamo presentando e che stiamo adesso facendo. Allora, vi lascio la parola, Sofia e Shekherina, così potete fare anche la vostra domanda. Ciao a tutti. Intanto chiedo scusa per l'alzata di mano, non era voluta. Non c'è problema, tranquilla. Grazie. Volevo chiedere se tra i personaggi che avete interpretato magari c'è stato uno che vi ha dato una maggiore soddisfazione morale, invece un personaggio che avete detto con questo non mi ci trovo, come faccio? Una cosa del genere. Qui Simone bisogna tirare giù la maschera e perché sono sempre quelle domande magari difficili, no, da rispondere. Però ecco, insomma, quale ti è piaciuto di più e quale invece di meno, se si può dire. Ma sarebbe ingiusto indicare proprio uno che mi è piaciuto di meno, uno che mi è piaciuto di più. Sarebbe ingiusto, se non altro perché è un po' bosco. In parte squalificherebbe comunque per me il contributo che comunque poi alla fine ho dato dentro il film, no? O dentro la serie, perché poi alla fine uno mette sempre il massimo di se stesso, quindi sembra che se qualcosa ti è piaciuto meno è come se ammettessi di aver fatto meno. La difficoltà è quella, sostanzialmente, che quando qualcosa non l'ami fino in fondo, non riesci ad amarla fino in fondo, avrai sempre mille difficoltà. Sarà sempre estremamente difficile, ma proprio affrontare la giornata di lavoro. E bisogna trovare però in qualche modo una forza proprio antica per cercare in qualche modo in quel momento, nel momento proprio sacro in cui stai recitando, di non avere minimamente questa percezione e questo problema. Alla fine lo sforzo è portarti proprio ad amare quella cosa, quantomeno tu devi riuscire. E quindi io ho un po' la sensazione che quando inizio a fare una cosa nuova è un po' come se tutto ciò che è stato fatto prima s'azzerasse, e quindi è valido solo quello che comincia da lì in poi. E quello che è. Quindi è un po' una questione di vita o di morte. Quindi per forza ti devi aggrappare alla vita e devi cercare di fare comunque del tuo meglio. Però sono stato fortunato perché devo dire ho amato veramente. Nel mio piccolo ho già un sacco di ricordi e di esperienze proprio molto belle. Ecco, in questo senso Selene
cosa ti senti di aggiungere, di dire dal punto di vista tuo, insomma, anche delle tue esperienze? Beh, è difficile dire innanzitutto quale è il personaggio amato di più o chi meno. In realtà, proprio come ha detto Simone, cioè, sarebbe ingiusto verso quel personaggio, sul lavoro che hai fatto su quel personaggio. Inevitabilmente ci sono alcuni personaggi che ti danno di più, altri di meno, proprio per il modo in cui ci lavori, per il tempo in cui ci lavori. Però penso che nel momento in cui ti approcci a un personaggio cerchi di, cioè almeno io cerco di dare il massimo di quello che posso a questo, senza mai giudicarlo. Poi ci sono giorni in cui sicuramente ogni personaggio poi ti lascia qualcosa, quindi questa è una cosa che amo e che mi piace tanto, per cui veramente non riesco a pensare quale personaggio butto da una scala e quale invece tengo, perché ogni personaggio mi dà qualcosa in bene o in male. Le mi dà un personaggio, io do a viceversa. Quindi è veramente impossibile dirlo. Capisco benissimo. E poi di fatto si torna anche un po' al discorso che dicevamo anche in apertura, no? Aderire al progetto e ai progetti che ti innamorano. E quindi in qualche maniera è un po' lasciare una parte di sé dentro ogni progetto. Poi indubbiamente ci saranno progetti che coinvolgeranno al 2000% e altri al 1000%, però comunque in ogni caso immagino che l'attore vada a scegliere soprattutto i progetti che gli fanno scattare qualcosa dentro, che rappresentino una sfida, no? Un elemento che possa alzare l'asticella, provare a misurarsi con qualche situazione anche particolare per il proprio percorso, oltre che per l'aspetto professionale. E passerei adesso la parola a Giulia Grifa, che aveva una domanda, così da ulteriormente, diciamo, ampliare la discussione. Io ringrazio ovviamente Sofia e Shekherina, e ovviamente se ci sono ulteriori, diciamo, domande, approfondimenti, appunti, ecco, fatemelo presente che vi ridò la parola. Vai Giulia. Io in realtà volevo chiedervi se fosse mai successo nel corso della vostra carriera che le vostre emozioni vi abbiano impedito comunque di creare una scena o di rigirarla più volte. Perché magari, non lo so, il modo in cui agiva il personaggio vi faceva innervosire o vi faceva rattristire troppo. Questa è già una domanda interessante, no? Perché si entra dentro la meccanica e la metodica attoriale. Tra l'altro, essere attore cinematografico è ben diverso rispetto a essere attore di teatro, quindi ha proprio, immagino, situazioni diverse, poter rifare la scena più volte, no? A teatro, eccezione fatta per le prove, ma quando si è in scena, si è in scena. Ecco, Selene, come rispondi a questa domanda di Giulia? Anche questa è una bella domanda. A me una situazione del genere mi è proprio successo durante Cuori Puri, che una scena era scritta in un modo. Per esempio, sul mio personaggio di Agnese, la scena iniziale, che era quella della corsa, dove Simone mi bloccava, mi prendeva questo cellulare, la spizza, che a un certo punto Agnese scoppiava a piangere. Però girando e rigirandola, quel momento lì non, cioè, non arrivava. E poi durante la lavorazione, in realtà, momenti diciamo, di commozione in cui Agnese piangeva arrivavano quando lei si trovava da sola. Un momento è stato in una scena che c'ho in terrazza con mia madre, quando lei arriva, che in quella scena non era previsto il pianto, però quel giorno, non so cosa, mi è scattato dentro. Evidentemente si arriva poi a un momento in cui sei molto dentro la situazione, dentro al personaggio, e quindi veramente la sceneggiatura viene messa in qualche modo in secondo piano e ci sei tu, è quello che sta succedendo, quello che stai vivendo. E quindi in quella situazione lì mi sono aperta, Agnese si è aperta in
in un pianto che era un misto di rabbia, di tante emozioni dentro. E ricordo che quella volta lì non era previsto. A un certo punto abbiamo girato più chat, hanno aspettato a me che terminassi, insomma, di piangere. E quella è stata una cosa molto bella in realtà, che mi è successa, perché ci siamo resi conto che i momenti di privati, ecco, di Agnese arrivavano dopo, quando lei stava da sola. E poi soprattutto da me, dal punto di vista attoriale, mi sono resa conto che avevo raggiunto quella soglia di aderenza al personaggio, alla storia, perché mi ero completamente lasciata andare, mi ero fidata del progetto, del regista, del mio stesso personaggio, e quindi si era creata in qualche modo quella magia lì. Ed è bello in questo caso, insomma, quando una scena che è scritta in un modo poi prende un'altra piega, perché prende quella che è la piega mia in quel momento, perché vuol dire che il personaggio è proprio mio. Questo no, risposta esaustivissima e direi perfettamente centrata sulla domanda di Giulia. Simone. Succede spesso, succede una dinamica direi molto frequente, quella a cui insomma fai riferimento nella domanda. Ed è poi sempre là che si calibra il rapporto tra attore e regista. Succede, ma non solo nelle scene proprio magari in cui si deve tirare fuori un'emozione particolare, che ne so, un pianto proprio esagerato. E devi piangere durante la scena, quindi in qualche modo non è che ti puoi iniziare a mettere a piangere prima, ti deve venire in un preciso momento. Però non solo in quei casi, una scena del genere, per esempio, non mi è ancora successa, però delle cose che poi le scene, per esempio, una scena, mi è capitato di fare una scena in cui il personaggio era molto disperato, ubriachissimo, ha tradito la moglie, torna a casa, ubriaco lesso, e glielo dice. Ok? E questa scena, in realtà, l'avevo proprio pensata, quindi, cioè, questo molto ubriaco, molto disperato. E invece, fatta la prima prova, il regista ha proprio asciugato tutto. Ha quasi tolto l'ubriacatura, quasi tolta tutta la disperazione, l'ha asciugata e io ho avuto delle paure, ho detto, ma così però si banalizza, così non giustifichi quello che accadrà dopo, quindi c'era un problema. Invece poi, rivedendola, cioè io mi sono affidata a lui e rivedendola mi sono accorto che aveva pienamente ragione, e non solo in quel caso, anche in altri in cui ha saputo asciugare, ma dove andava asciugata la temperatura emotiva, ed aveva ragione. Mi è successo invece con Muccino, che io invece ero partito un po' più basso di temperatura, invece lui voleva subito una temperatura molto molto forte. Un'eccitazione, una carica molto evidente, e anche là, in quel caso, aveva ragione perché poi quando lo vedi con la macchina da presa che passa veloce e ti segue, poi fa tutto un 360, cioè, è importante che quando ti vede in quel momento ti vede con l'emozione giusta. Quindi ecco, poi rivedendo le cose le capisci sempre dopo. Quindi Però è proprio una diciamo, dinamica attore-regista, cioè sempre quella cosa ah, lì. infatti sta emergendo proprio questo aspetto, no? Fare cinema significa anche affidarsi spesso alle indicazioni del regista anche in maniera fideistica, se vogliamo, cioè ti devi fidare, come dire, no? Lui ha l'occhio nella macchina da presa e capisce anche che quel movimento di macchina si aggancia meglio con un'emozione espressa magari in una determinata maniera rispetto a come l'avevi pensata, l'avevi preparata. È una delle caratteristiche della recitazione cinematografica questa, bisogna sapere essere in ascolto. Da questo punto di vista, tra l'altro, Simone, tu hai lavorato, lavori anche a teatro, credo ci sia una bella differenza, no, del rapporto regista-attore tra teatro e il cinema. Ma io poi credo che se vuoi recitare bene è fondamentale l'ascolto. L'ascolto si fa anche a teatro, cioè ascoltare gli attori è una cosa che mi ritrovo anche nel teatro. Le differenze sono,
Una questione spinosa, perché c'è tutta una diatriba tra teatranti ortodossi e cineasti ortodossi. I cineasti ortodossi dicono sei troppo teatrale e quindi usano teatrale come aggettivo in accezione negativa. E quindi i teatranti si arrabbiano molto. Io che sto nel mezzo me ne frego di questa questione e dico che fondamentalmente cambia lo strumento. È uno strumento diverso. Uno strumento interpretativo diverso quello che adoperi nel teatro e quello che adoperi nel cinema. Non è vero che nel cinema devi parlare come mangi, non si deve capire un cazzo di quello che dici, parli come un termosifone sfiatato, perché il cinema è tecnico, è tecnico. Cioè, devi stare dentro l'inquadratura, devi prendere la luce. Quando guardi dall'altra parte, spesso guardi la X colorata perché devi falsare lo sguardo. Però nel frattempo ti devi ricordare dell'interpretazione, di quello che senti, di quello che pensi. È tecnico, cioè, è molto tecnico. È tecnico pure il teatro, ma è tecnico anche il cinema. E quindi sono proprio tecniche però diverse. Poi un po' come fossero generi musicali diversi, capito? Ecco, Selene, ad esempio, che dal punto di vista proprio dei generi, no? Tra il cinema o anche situazioni, esperienze teatrali, ecco, ti affascina comunque di più il cinema? E poi una domanda che posso rigirare anche a Simone, delle due, oppure comunque sono situazioni ambivalenti per voi? Tu che ne pensi? Cinema e teatro. Diciamo che io non ho avuto grande esperienza teatrale, non ho fatto molto teatro, ho iniziato subito con la televisione, con il cinema, e, quindi per me in realtà il cinema è il mio primo amore, quindi Ma ti piacerebbe approdare anche a teatro? Cioè, ti intriga come idea? sì, è un'idea che assolutamente è una cosa che mi intriga, mi interessa e sicuramente ci sarà, insomma, la possibilità e modo di farlo, però ecco, è una cosa che, soprattutto per me, il teatro che deve arrivare nel tempo, nel senso che ho bisogno un po' di tempo, ecco, Bisogna anche arrivarci nei momenti giusti, no? In in dei qualche momenti modo. giusti, esatto, in dei momenti giusti. Ancora potrebbe essere il momento, però. Per adesso voglio più che altro focalizzarmi sul cinema, la serialità, quello che ci sarà su altri personaggi. Poi il teatro sicuramente arriverà. Poi stare su un palcoscenico, Simone, significa veramente mettersi a nudo con un rapporto diretto col pubblico, laddove il cinema, comunque la macchina da presa e tutto quello che stavi descrivendo, che in qualche maniera può diventare un medium, no? Una coperta in cui comunque, ecco, interpretare, calarsi, mettersi alla prova, però ecco, stare sul palco con una platea davanti richiede, appunto, come diciamo con Selene, di arrivarci veramente al momento giusto, no? Di non improvvisarsi sopra un palcoscenico. Beh, ma manco davanti alla macchina da Manco la presa. macchina, ma quello certo, senza dubbio. Anche se poi spesso, no, si parla di attori presi dalla strada, situazioni dove il regista in qualche maniera anche in montaggio ci gioca un po', no? In qualche modo, ecco, il teatro ha anche delle sue caratteristiche che forse sono più spietate sotto alcuni aspetti. Poi è chiaro che il cinema ha anche altre difficoltà. Certo, assolutamente. No, bisogna saper stare su un palco, poi è vero che insomma, gli attori non professionisti, no, hanno fatto la storia del cinema, o comunque il cinema di strada ha fatto la storia. Ed è un linguaggio però che è diverso. Tutto lì, un po' la mia predilezione per il cinema nasce per questo motivo. Il mio primo amore è stato il teatro, perché da bambino ero andato in fissa con Edoardo De Filippo e mi ero imparato a memoria tutto Natale in casa Cubiello. Quindi il teatro e quella cosa che quando lo rifacevo davanti agli altri, comunque mi sentivo di fare una cosa incredibile. Cioè, mi è rimasta, ma il mio amore poi è sempre stato il cinema. E non è mai cambiata la cosa. Io comunque continuo ad amare i film di Pasolini, di Garrone, così come quelli di Wes Anderson. Ripeto, c'è una grande varietà di stili, di linguaggi, di generi. A me piacciono tutti.
Fantastico, veramente mentre parli mi verrebbero da fare altre 10 domande, ma nel frattempo vorrei vedere se tra i ragazzi c'è qualche intervento e quindi lasciare di nuovo spazio a loro con qualche ulteriore domanda o curiosità tra i collegati, quindi potete anche farmi un cenno o appunto un segnale, insomma, così, quindi sono qua, siamo qua a disposizione. Beh, nel frattempo, ecco, noi siamo in una cornice che è quella di Corto Dorico, che tra 2 giorni darà il via alla sua edizione, è una realtà che di anno in anno sta crescendo, di anno in anno sta diventando sempre più importante nel panorama nazionale. Ecco, in questo senso la provincia si sta muovendo molto oltre alla grande città, nelle produzioni cinematografiche, anche nell'attenzione verso giovani attori e verso nuove leve. Chi vi parla, cioè il sottoscritto, è all'interno del direttivo di Officine Mattoli, che è la scuola regionale di recitazione, di filmmaking, di sceneggiatura, con i corsi che attiviamo e con cui collaboriamo. C'è una bella collaborazione anche con Corto Dorico da questo punto di vista. Ecco, quanto è importante spesso e volentieri staccare dalla città, quanto sono importanti queste realtà, perché spesso e volentieri quando si parla di cinema si pensa a Roma, si pensa a Milano, si pensano ai grandi centri. Però ecco, in provincia vedo un fermento molto interessante. Le Marche nell'ultimo anno e mezzo, ad esempio, adesso parlando della nostra regione, sta portando avanti tantissimi progetti, tantissime questioni. Non so se nella vostra esperienza vi è mai capitato di poter lavorare anche con situazioni delocalizzate rispetto alla centralità romana, e che idea e impressione vi state facendo sulla scena cinematografica nazionale di provincia, Simone? Sì, a me è capitato e devo dire, quando giro fuori Roma mi trovo sempre meglio. Io ho girato anche nelle province del Lazio e devo dire, poi la sensazione è quella di lavorare meglio, cioè il ritmo della città è un ritmo comunque molto impegnativo, molto stressante, e il cinema dentro la città, che sia Roma o Milano, è qualcosa di impossibile, perché non solo il cinema stressa la viabilità, ma comunque la viabilità stressa parecchio anche il cinema. E una città come Roma, molto rumorosa, molto chiassosa, molto congestionata, è praticamente sempre molto problematica. Tutt'altra cosa invece è girare fuori, stare mesi fuori, fare casa e bottega, nel senso che poi giri là e dormi lì, cambia anche un po' il modo in cui tu riesci a inserirti nel lavoro, a concentrarti. Per me, insomma, fa tanto, cioè tornare a casa e tornare in uno spazio mio in cui sto da solo mi permette di riposarmi di più, e allo stesso tempo di lavorare meglio, di concentrarmi di più. Quindi è una dimensione che poi preferisco. E poi perché comunque io amo stare sempre in provincia rispetto alle grandi città che detesto. Certo, no, ma poi penso che si ritrovi anche una propria dimensione umana. Ecco, dalla provincia poi arriva proprio Selene, che si sposta a Roma, e capisco bene, perché poi anche noi viviamo in provincia, quanto la grande città magari sia importante proprio per poter uscire e consolidarsi nella professione, quanto però anche penso sia importante, no, tornare talvolta in provincia. Selene, ecco, tu che rapporto hai in questo equilibrio tra città e provincia? È un po' un rapporto amore-odio, dico sempre io. Perché esatto, sono partita dalla provincia per arrivare a Roma, stare in recitazione, perché purtroppo nel mio paese, comunque ancora in Sicilia, si fatica molto anche dal punto di vista di produzione e tutto, soprattutto diciamo paesi come il mio, perché già se ci spostiamo tra Palermo, Catania, la situazione è diversa. Soprattutto a Palermo c'è un grande fermento di produzioni. Io sono tornata, diciamo, fino a un mese fa sono stata tra Palermo e Trapani a girare, dove la Sicilia c'erano 3 produzioni, tra cui c'era Indiana Jones, per esempio. Quindi 800 persone, una cosa incredibile, molto bella, perché comunque vuol dire che qualcosa di bello sta succedendo, sta fiorendo, insomma.
E poi io personalmente mi trovo bene a Roma, mi piace Roma con tutto il caos, perché mi piace proprio stare in mezzo al caos, però amo tantissimo girare fuori, perché quando si gira fuori comunque ogni paese ti dà qualcosa, c'è un'energia diversa e questa energia tu la prendi tutta. E comunque anche dal punto di vista lavorativo sei anche più insomma, almeno io, più concentrata, perché in qualche modo stacchi con Roma, con il traffico, con tutto e ti concentri solamente in quella situazione lì che è molto più piccola, molto più ristretta, anche poi con il cast, con il resto del cast riesci anche a creare dei rapporti molto più sani, molto più veri, secondo me si lavora meglio, quindi io mi piacciamo sempre girare fuori. E inoltre sono anche molto contenta perché ultimamente fuori molte realtà tipo festivaliere in questo caso stanno in qualche modo crescendo grazie a festival più piccoli, indipendenti, comunque stanno in qualche modo dando spazio e sta crescendo un'attività che è molto importante per i giovani, soprattutto per chi vuole in qualche modo iniziare ad approcciarsi al cinema. Quindi questa penso sia una cosa molto, molto bella, che da queste piccole realtà insomma ci sia adesso una crescita, un fermento, qualcosa. Bellissimo, benissimo. Abbiamo anche una domanda di Letizia Laurino che voleva fare ai nostri ospiti. Vai Letizia. E in generale, insomma, nella vostra carriera del cinema, comunque del cinema e di serie TV, nella vostra carriera, qual è stato un momento che vi ricordate particolarmente tra tutti i film in cui avete preso parte o serie, comunque, proprio che vi ricordate che vi è piaciuto o che non vi è piaciuto? Insomma, che vi è rimasto nel cuore, quasi. Sì, ecco, non mi veniva. Qualcosa che vi portate dentro sempre, da qui in avanti, se c'è una scena, uno sguardo, un momento, qualcosa. Simone. Mi veniva. Quindi parli, Letizia, proprio di un ricordo così astratto, proprio di una scena, di un qualcosa legato proprio a un oggetto filmico? Entrambi, magari sia film o anche estratto, cinta. Okay. Bah, per quanto riguarda un momento, sicuramente che coniuga sia l'atmosfera in generale che anche la scena, è stato quando abbiamo girato in Marocco, sono stato 20 giorni in Marocco e oltre alla meraviglia del paesaggio marocchino, che amo, che già c'ero stato, lì... lavorando poi con una metà troupe marocchina, c'era non lo so, insomma, è stato proprio un incontro anche tra modi di lavorare diversi, non solo tra culture oggettivamente molto diverse, ed è stato molto divertente, molto divertente. In più, girare delle scene con attori marocchini, come dire... Mi ricordo soprattutto una scena girata in un palazzo, era un ufficio abbandonato, un ex archivio, tutto devastato, c'erano oggetti, c'erano tutti i pezzi di carta ovunque, macchine da scrivere, computer aperti, c'era la qualunque, e c'era a un certo punto una prigione, chiaramente uno spazio adibito a prigione dagli scenografi, con dentro 30-40 attori, comparse del posto. E per me, no, in quel momento, nella scena, venivo preso, trasportato dentro questo corridoio, a un certo punto arrivo davanti a questi che ho visto tutti ammassati, con gli sguardi tristi, è stato forte. Come dire, è stato forte perché era molto impattante la situazione, non sarebbe stata la stessa cosa viverla in un teatro di posa, in cui tu hai solo un segmento ricostruito, quello che serve, quello che viene inquadrato. Lì era proprio un contesto, cioè, vivevamo lì, stavamo lì. Quindi quello è stato molto forte. E poi è legato a un periodo bellissimo, perché quei 20 giorni in Marocco sono stati bellissimi.
irripetibili, unici. Unici. Selene, da della tua esperienza c'è un momento, qualcosa che conservi nel cuore? Scena o anche momento post progetto? Da come abbiamo capito la domanda riguarda... In generale. Un po', sì, in generale, quindi può essere sulla scena o può essere intorno alla scena, al lavoro. Ok, ok. È difficile perché cerco in realtà... cioè su ogni lavoro cerco poi di, alla fine quando termino tutto, di ricostruire come un puzzle quello che è stato il percorso, e poi ho dei momenti, delle scene di ogni progetto che mi porto dentro, delle cose che mi lasciano dentro. Sicuramente una delle più grandi esperienze, comunque cose che mi porto dentro, più bei ricordi, riguardano Cuori Puri, per tutta la perché ricordo ogni singolo momento, da tutta la preparazione al momento quando abbiamo girato, al momento della prima, alla Kezen a Cannes, che è stato un momento bellissimo, perché comunque Cuori Puri è il frutto di un lungo percorso. Cioè, prima della scelta di Messione, comunque c'era dietro tutto un progetto, cioè di scrittura, di cose che, insomma, Roberto De Paolis e Carla Altieri, che era la produttrice, insomma, hanno faticato tanto, ecco. Quindi, alla fine, quando c'è stata la proiezione lì, è stato come un riscatto. Quel giorno, insomma, tutti abbiamo condiviso qualcosa di molto bello, quindi quello è uno dei momenti che porto dentro. Poi, cioè, in realtà è difficile dire, perché di ogni momento, di ogni lavoro porto dentro qualcosa, anche di quest'ultimo che ho terminato, porto dentro anche lì un bel lavoro che ho fatto di preparazione, mi sono divertita tantissimo, ho fatto una cosa che era totalmente diversa dalle altre cose, quindi è difficile da dire in realtà, non lo so. Semplice, sicuramente saranno tanti frame che poi pian pianino con l'andare della carriera diventerà ancora più facile ripensandoli dopo diverso tempo, no? Magari quando sono freschi se ne affastellano tanti e non è facile cristallizzarne qualcuno in particolare. A volte si tengono per sé. Esatto, anche, questo è vero, questo è vero. Quindi li lasciamo tranquillamente per esatto, te. Esatto, custoditi, esatto. Noi ci avviciniamo alla chiusura di questa ora insieme, e l'ultimissima battuta che vorrei appunto chiedere agli ospiti li lega un pochino ai giovani, agli studenti che abbiamo qui ospiti oggi e che vi hanno fatto le domande. Voi avete iniziato la vostra passione in questo mestiere, in questo settore, da giovanissimi, perché poi avete praticamente iniziato poi gli studi di ricezione da subito, anche se Selene aveva iniziato giurisprudenza, aveva fatto un percorso anche di studi. Esatto, l'hai portata a termine? Sì. Quindi l'hai portata avanti, per cui diciamo che poi si può coabitare con più realtà, però in qualche maniera, ecco, il vostro percorso, la vostra passione, il vostro interesse è nato sicuramente già dai banchi di scuola, già dalla passione che avevate per il cinema in generale. Ecco, come i ragazzi che con cui siamo in collegamento questo pomeriggio e quest'oggi, no? Solitamente quando si fanno le interviste c'è sempre un po' quella domanda dei consigli da dare ai giovani, ai ragazzi e quant'altro. Però ecco, sicuramente anche le vostre testimonianze in questo senso possono essere importanti, interessanti, perché avete un'età molto giovane e comunque cominciate ad essere già un modello per magari i teenager che guardano verso questo tipo di professione. Per cui davvero, se in questa situazione qua vi sentite anche di poter condividere un pensiero o comunque un qualcosa che direste oggi ad uno di questi ragazzi che vi viene lì e dice: guarda, io vorrei tanto iniziare a fare questa cosa qua, cosa posso fare, dov'è che non devo mollare, qual è il pensiero che devo avere, qual è quell'elemento, quella leva che mi può dare la forza per non smarrirmi, insomma, tra tanti interessi. Poi oggigiorno abbiamo davvero tanti input che ci bombardano quotidianamente. Ecco, se vi sentite di poter dare anche in questo senso un vostro pensiero a chi ci ascolta e ai ragazzi che sono qui collegati. Simone? È una risposta impegnativa,
cioè è diventata impegnativa poi col tempo, però io credo che ad esempio un aspetto fondamentale per chi fa questo lavoro è proprio la passione, cioè amare il cinema è forse la prerogativa assoluta per chi decide di intraprendere questo percorso in qualsiasi ambito, come produttore, come regista, come autore, come attore. È necessario un grande amore, è necessaria una grande passione, è necessario sì amarlo il cinema, perché comunque può essere anche un percorso faticoso, doloroso, è il lavoro più precario che esista, bisogna tener conto che è un lavoro che stravolge un po' tutti quanti i piani esistenziali precostituiti, e quindi bisogna volerlo molto e bisogna essere molto convinti, anche se poi dei dubbi e delle perplessità, per esempio io ce li ho ancora, cioè devo dire la verità, certe volte mi domando che cazzo me l'abbia fatto fare, però poi mi rispondo anche che, ecco, come diceva Edoardo De Filippo, se non avessi fatto l'attore forse non sarei nato. In qualche modo ha ragione lui. E quindi quello che mi lega sempre al cinema poi è alla recitazione, è l'amore che nutro per il cinema, la grande curiosità rispetto alle dinamiche esistenziali, rispetto alle dinamiche che gli esseri umani innescano, rispetto a come rispondono o reagiscono alle circostanze della vita, che è una cosa che poi non so perché, sinceramente, però mi incuriosisce molto. E fare queste indagini attraverso la recitazione per me è fonte di soddisfazione. C'è qualcosa, Valeria, anche tu vorresti dire? Se no dico io una cosa in proposito dei giovani, degli attori? Dimmi tu, volevo sovrapporre. Grazie, Stella. Siamo... Dunque, io volevo fare semplicemente i miei complimenti ai due attori, perché, come diceva all'inizio Simone, sembrate realmente persone prese dalla strada che improvvisano. E una domanda che volevo fare era appunto anche sulla complicità che si era creata tra di loro, specialmente verso metà fine film, capire se appunto era venuta anche quella spontaneamente oppure se era stata proprio frutto di un lavoro anche fatto insieme. Mi sentite? Sì, sì. Passo la parola a Selene su questo. Perfetto. Okay. Ciao, innanzitutto grazie. ma in realtà sono molto contenta di questa cosa della complicità che dici, perché cioè, è scattato tutto in maniera molto naturale tra me e Simone. Penso, io e Simone abbiamo fatto, almeno io, il mio primo provino per Cori Puri l'ho fatto insieme a Simone. Quindi da quel momento in poi Roberto ci ha scelti. E quindi questo per dire che comunque quello che poi è scattato, il legame, tutto è nato veramente in maniera naturale, non c'era niente di costruito assolutamente, anche perché abbiamo sempre lavorato con estrema verità, mettendoci a nudo su tutto. E ci siamo trovati molto bene, io mi sono trovata benissimo con Simone. Simone è una persona fantastica, oltre vabbè, un attore meraviglioso, però è veramente, si è creato un bel legame. Si vede. Sì, sì, arrivava durante il film. Vabbè, anche negli altri, credo che sia un po'... una vostra, adesso non li ho visti tutti, però molti, credo sia una vostra peculiarità il fatto di riuscire proprio a essere autentici e come se vi conosceste, no? Da tantissimo. Nel film in particolare sì, sì.
Devo Beh, dire quello... che sono molto molto azzeccati in tutto, però anche nelle interpretazioni successive, per esempio, Chiamami ancora amore, no? Anche il ruolo di Simone lì con Greta Scarano è lo stesso, cioè molto intenso. È proprio forse una caratterizzazione, cioè, dell'attore, della persona, di com'è Simone, il fatto di riuscire. Poi adesso lo vedremo in altri ruoli, insomma, non sarà, però quei due sono molto simili, cioè questa rabbia, no, innata dell'estrazione sociale, nel caso del figlio, e poi lì invece nella coppia, nell'autoaffermazione di sé, che è molto molto importante, come fosse di formazione. Quindi a noi ci traina proprio, a noi pubblico, adesso io parlo da spettatrice, anche se lavoriamo nel cinema, nell'industria, noi, no? Io, Valeria, insomma, noi siamo nella parte, quella che viene dopo, della promozione e tutto quanto, che pure è fondamentale. Però devo dire che parte tutto da voi, cioè senza di voi non possiamo promuovere nulla. Cioè faremmo molta molta fatica, quindi devo dire che questo... E poi una cosa che ho notato anche nella scelta di questo, di questa finestra, di queste interviste che abbiamo voluto fare, quando abbiamo fatto i colloqui iniziali, volevamo intervistare giovani attori. Che cosa significa giovani? Cioè potremmo dire 2000 cose. Abbiamo chiamato Francesco Bruni e Vinicio Marchioni insieme a voi, e Sara Serraiocchi e Mauro Mancini. Come vedete è molto eterogeneo, perché Francesco Bruni e Vinicio Marchioni non sono nuove, però lo stesso, cioè comunque hanno un approccio, una personalità per cui loro scelgono sempre attori giovani, per esempio, no? Francesco Bruni, cioè, fa un lavoro, vabbè, parte sui ragazzi come sempre, ma lui ci tiene proprio e va a scoprire, quindi con lui pure mi sono un po' consigliata sugli altri, cioè, quindi noi ci tenevamo che venisse fuori un profilo non univoco, chiaramente, quindi non solo famosi, ma comunque certo affermati, chiaramente, perché ci piaceva conoscere bene ognuno di voi. Non ci siamo riusciti in un'ora soltanto, però comunque è un assaggio sicuramente, e la cosa che è venuta fuori è un livello, secondo me, un grado di consapevolezza in più di ogni singolo attore che tanti anni fa magari veniva un po' più trascurato, cioè che comunque sono stati non successi casuali, ma sicuramente ognuno di loro ha studiato. Parlo degli attori più grandi di voi, che noi conosciamo bene, insomma, con cui ci siamo confrontati sul lavoro, no? Quindi parlo da 10-15 anni a questa parte. Tutti bravissimi attori, però al dunque, magari una domanda così a nudo, è come se ci fosse un lavoro dietro, appunto, di consapevolezza, di non dico di psicoanalitico, che okay, però si percepisce, cioè sullo schermo arriva questa maggiore autenticità, identità, non lo so come dire. Quindi io sono contenta che ci sia, almeno mi aspetto, come giovane anch'io, ho 36 anni, che ci sia questo turnover, cioè per cui vanno avanti non solo, no, emergenti attori, ma anche figure professionali. Cioè noi facciamo molta fatica, però con la passione ce la facciamo, e quindi una catena che possa, ecco, evolversi, no, rispetto a una staticità, anche rispetto prima alla pandemia, al lockdown e tutto. Quindi per esempio questa intervista è un modo nuovo per noi, per voi, cioè insomma, di andare avanti rispetto anche ai soliti schemi che c'erano prima, no? Valeria, insomma, questo lo sa meglio di me, che ci sia quindi questo cambiamento nel cinema, che in tutti i reparti, chiamiamolo così, dal set fino al premio, all'intervista, insomma. L'evoluzione, ma... l'evoluzione è la parola. Esatto, cioè, esatto, è molto importante che avvenga questo. Tra l'altro, credo che le tue parole siano super bene accolte da ambi i nostri ospiti, perché penso che quando un attore viene compreso, no, viene colto nelle sue interpretazioni e comunica quelle emozioni che mette davanti alla macchina da presa, penso che sia un po' lì la grande anche soddisfazione, Simone. Credo che da questo punto di vista le parole possano essere più che gradite e arrivare... Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo tutti incatenati in qualche modo. Certo, sicuramente. E poi, insomma, significa fare
proprio quello per cui facciamo questo lavoro, in qualche modo è sempre un racconto che si fa agli altri, e quindi l'augurio è sempre quello che poi questo racconto arrivi al cuore delle persone. Sì, sì, la fatica, poi l'elemento della fatica, insomma, non va dimenticato, perché sembra, no? Non è che ti piove il successo addosso ora, sia appunto rispetto agli attori, ma rispetto a tutte le figure professionali, cioè il cinema come tutte le industrie, perché poi è un'industria, però cioè, veramente dal primo all'ultimo, quando poi hanno fatto le manifestazioni, tutte le maestranze, cioè siamo tutti collegati, non, nessuno di noi si può, può fare a meno dell'altro, no? E quindi che ci sia questa, appunto, come si dice, questo, cioè saperlo e riconoscerlo e ammetterlo e dire che siamo parte di un qualcosa, insomma, no? E non dei, dei vecchi, ripeto, vecchi sistemi, per cui, insomma, c'è un elemento di sacrificio, di fatica, e poi va bene la parte glamour, che tutti conosciamo, chi più chi meno, insomma, però comunque, cioè, se ne vuoi far parte o meno, no? Però la fatica c'è, quindi è un lavoro comunque faticoso. Poi quello dell'attore, per quanto ne ho visto io, è anche molto faticoso, però vabbè, tutti, diciamo, tutti i ruoli di questo, di questo hanno ambiente, i loro pregi e i loro oneri ed onori, cioè, no? Quello che vediamo sul nostro tele, insomma, sul nostro schermo, non è che la fine di un lungo percorso, certo. Insomma, certo. Molto faticoso, va detto anche questo. Ragazzi, io va bene, grazie tante. Vi ringrazio, esatto, vi ringrazio. Ringrazio ovviamente tutti i partecipanti che sono stati in collegamento quest'oggi. Ringrazio ovviamente doppiamente i nostri ospiti Simone Liberati e Selene Caramazza per averci fatto compagnia in questa ora di cinema. E vi ricordo tra l'altro che il prossimo appuntamento sarà per il 3 dicembre, quindi per domani alle 18.30, proprio con Francesco Bruni. Il 4 inizia il festival, con tutti gli appuntamenti di Corto Dorico che trovate sulla nostra pagina Facebook, ma anche su cortodorico.it. dal 4 al 12 dicembre ad Ancona potete prenotare gli appuntamenti, prenotare i biglietti, quindi affrettatevi perché c'è comunque moltissima richiesta. La nostra chiacchierata pomeridiana è stata davvero molto intrigante, molto interessante. E questo contenuto poi diventerà anche disponibile e quindi a disposizione nei prossimi giorni sui nostri canali. Io ovviamente rinnovo il ringraziamento per i nostri ospiti. Grazie Simone, grazie Selene per essere stati con noi. Aspetta un attimo. Grazie a voi. Tanto, qualcuno è di Ancona? Siete tutti i bischelli di Ancona? Quasi tutti. Ecco le lacche. Uno che saluti dice, e che chiuda la cosa dicendo te il dico ma te il dago. Ah, ok, allora vediamo Sofia e Shakerina. Vai. No, no, lei. Io in realtà non sono proprio di Ancona, cioè diciamo che l'origine è proprio quella bolognese, anche in parte veneta, quindi di Ancona, cioè ci abito, però... Non c'è uno che se la sente di fare una cosa così. È perché io sono più verso il maceratese, sono spostato un po' più nella zona centro-sud. Ma Delica? Di dove? Non so se c'è Giulia che magari... No, perché io amo Ancona, eh. Cioè, Ancona sì, è uno dei miei posti del cuore. Proprio Ancona? Cioè, Ancona sì. in particolare? Sì. Vabbè, si parla un la po'. Gente Madonna, di Ancona adesso molto. Però non vorrei... Ci possiamo cimentare noi, però in realtà noi possiamo dire il resto nostro, cioè quindi trovare altri tipi di frasari, però effettivamente quello anconetano ha il suo accento che è peculiare, perché nella regione Marche praticamente Ancona ha il suo accento, invece già se si va più verso Pesaro si avvicina al romagnolo e si scende giù in un'altra cosa, quindi purtroppo se non c'è nessuno di Ancona città mi sa che non riusciamo, Simone, a soddisfare. Va bene uguale, sono comunque soddisfatto. Va bene, grazie mille davvero, grazie, grazie ragazzi. Tante, grazie tante ragazzi, a voi. Veramente siete fantastici, ciao, speriamo di incontrarvi grazie. Presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.